vado a terra, faccio un piegamento, e il piegamento lo conoscete già, piegamento sulle braccia. Ma cosa facciamo? Facciamo un piegamento con uno spostamento delle braccia, quindi praticamente vi faccio vedere, sono a terra con le braccia larghissime, faccio, scendo, salgo, chiudo, chiudo, apro, apro, scendo, su. Quindi praticamente faccio il piegamento quando ho le braccia larghe, entro nella posizione del plank semplicemente con le braccia in avanti, quindi faccio un plank, apro, piegamento, plank, apro, piegamento. Non avete capito niente, vero? Fa niente, dopo lo faremo insieme. Chi invece è principiante, mi fermo qua così, tranquilla, e quando sono stanca appoggio le ginocchia, sono ok, allungo le gambe, appoggio, le altre apro, scendo, torno e poi riapro, ok? E faccio un plank, quindi mi metto nella posizione del plank e poi giro il bacino, hop e hop vai, hop e hop vai. Ok? Ricordandovi che la posizione del plank è qua, sguardo a terra, schiena dritta, spalle, gomito sotto bene la spalla, rimango là, è l'unico movimento che faremo, quindi saremo qua lavorando nella posizione di isometria e poi faremo questa torsione del bacino, ok? Andando a sollecitare bene anche gli obliqui, va bene? Se sono principiante, sto qua, bella, tranquilla, con i gomiti a terra, sono morta, mi riposo, allungo, sono morta e mi riposo, ok? E questo è il divertimento della giornata. Ok? 2, 1. Allora, braccia larghissime, scendo, su, chiudo e apro, scendo, allungo, chiudo e apro, hop, hop, chiudo, apro, hop, hop, chiudo, stop e apro. 3, 2, 1, wow, go ragazze, faccio incrocio, hop, incrocio, vai, e rilassa la testa, sguardo giù, hop, vai, hop, e hop, vai, 3, 2, 1, stop, wow, che meraviglia. 3, 2, 1, go. Apro, apro, scendo, su, chiudo e 1, 2, giù e su, hop, hop, 1, 2, giù, su, e 3, 2, 1, giù, stop, su, hop, 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 vai. Poi, questo è il bello di fare ginnastica a casa, eh? Non dobbiamo paragonarvi ad altre, ma dovete rispettare il vostro limite, il vostro livello. Pettorali, apro, apro, piegamento, e poi cambio. 1, go. Vai, hop, hop. Giù, su, hop, hop, apro, apro, giù, su, chiudo, chiudo, apro, apro, giù, su, chiudo, chiudo, vai, 1, hop, su, torsione, 3, va bene, 1, go, vado, giro da un lato, giro dall'altro, posizione del plank, le principianti solo qui in mezzo,
e possono rilassarsi ogni volta che serve. 3, 2, 1, stop. Wow. 3, 2, 1, go. Apro, apro, giù, su, chiudo, chiudo. Apro, apro, giù, su, chiudo, chiudo. 1, 2, up, vai, chiudo, chiudo. 3, 2, 1, vai, stop. Su e stop. 2, wow. 1, go. E ho finito. Metabolismo superattivo per oggi, ragazze. L'allenamento della giornata l'abbiamo fatto. 3, 2, 1, stop. Io sono tutta sudata. Wow. Rilassa le spalle. Respira. Rilassa la testa. E facciamo così. No, aspetta, prima allunghiamo qua. Non manchiamo mai questo. E questo è un esercizio che potete fare a qualsiasi ora della giornata, se vi ritrovate con un po' di mal di schiena, la zona lombare. Allunga così. È proprio un esercizio che allunga, allunga bene. Soprattutto la zona lombare, ma tutta la schiena, se camminate bene in avanti con le mani. Respira. Molto bene. Olle. Bravissime ragazze. Giratevi e ci rilassiamo un po' così, guardate. Ci mettiamo la pancia in su. Apri le braccia. Lascia le gambe cadere da un lato. E gira la testa dall'altro, quindi facciamo proprio una torsione con la schiena e allunghiamo bene le braccia aperte come una croce e le gambe cadute dalla parte opposta. Respira e rilassa così. E nota come, nonostante la fatica, stai bene dopo la ginnastica. Vero? Che se si sta bene, cambio lato, rilassando, respirando. Respira, vai. Benissimo. Porta in centro le ginocchia, appoggia le mani così sopra le ginocchia e disegna un cerchio grande, massaggiando la zona lombare, respirando e massaggiando. Così. Molto bene. Meraviglia. E fai il cerchio nell'altro senso e senti questo massaggio proprio la zona lombare. Un cerchio con le ginocchia che fa un massaggio alla zona lombare. Respira e rilassa, ragazze. Questi minuti sono tutti per voi.
Vedi che nonostante ci sia sempre tantissimo da fare, apri le ginocchia e prendi i piedi così adesso. Nonostante siamo super tutte estremamente impegnate, sempre, quando decidi di fermarti, riesci. Quando dici, oh, adesso mi fermo e faccio 20 minuti di allenamento. E vedi che succede una magia. Allunga le gambe, piede martello. Perché prima, la prima cosa, devi prendere una decisione. Non bisogna mai rimanere in balia degli eventi. Bisogna dire, ok, a quest'ora faccio ginnastica. E almeno che non ci sia qualcosa di urgente o super importante, tutto il resto aspetta. Perché se stai bene tu, riesci a stare ad aiutare di più anche le altre persone. Ok, piedi a terra ragazzi, giratevi con calma senza sollevare la testa, ci giriamo completamente, trasferisci il peso del corpo sui piedi, lasciamo giù le mani, allunghiamo le gambe. Se le mani non toccano a terra non fa niente, salgo un pochino, ma col tempo cerco di avvicinarmi sempre di più al pavimento.